Buonasera e benvenuti alla quinta puntata di Il Lato Positivo, appunti per il prossimo decennio. Come avevamo detto nelle puntate precedenti, il sottotitolo è un chiaro riferimento calviniano, nel senso di Italo Calvino, e vi avevo promesso che vi svelavo a puntate il veri retroscena di questo sottotitolo. Adesso vi do un altro tassello di questo cluedo per arrivare a come si è arrivati alla decisione di farci questo sottotitolo a queste 10-12 puntate del Lato Positivo. Quando Italo Calvino fu ricoverato al Santa Maria della Scala, all'epoca ospedale, era l'11 settembre del 1985 e fu colpito da un ictus a Roccamare, nella sua villa di Roccamare. Quando venne a Siena c'erano già una dozzina di cronisti ad attenderlo, ma non cronisti, no, di cronisti locali eravamo io e Augusto Mattioli, il resto non c'era nessuno a quell'epoca. E vennero subito tanti inviati nazionali, anche di grido, tra cui Alberto Stabile di Repubblica, che per decenni è stato corrispondente da Gerusalemme, c'era Vladimiro Settimeri dell'Unità e c'era Citati del Corriere della Sera. C'era un sacco di De Benedetti del Corriere della Sera, Giancarlo del Re Messaggero, Morale della Favola, in uno di questi giorni di post-operazione, perché Calvino fu operato due volte a neurochirurgia al Santa Maria, la moglie di Calvino, Esther, la signora Esther, detta Cicita, fece vedere a me e Alberto Stabile un foglietto. E in questo foglietto c'era scritto Six Memos for the Next Millennium, che sarebbero sei appunti per il prossimo millennio, che era nient'altro che la bozza delle lezioni americane, che è il libro secondo me più formativo che Calvino abbia mai scritto. Facendo questo preludio, arriviamo a parlare di un argomento molto sentito a Siena e per tutta la provincia di Siena, la Fondazione Monte dei Paschi. Stando a una geniale descrizione del primo presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Giovanni Grottarelli dei Santi, recentemente scomparso, è stato il primo caso di genetica finanziaria, nel senso che una fondazione madre ha generato una banca figlia, ma nel senso che è nata molto prima la banca, la figlia della madre. La banca c'ha 550 anni, la fondazione è nata il 28 agosto del 1995, quindi non ha ancora compiuto i 30 anni, ma in questi 30 anni ne ha passate davvero tante. È partita nel 95, nel 98, quando la prima quotazione in borsa, con un patrimonio di 16.000 miliardi di lire, poi diventati 9 miliardi di euro, con un sacco di patrimoni, ed è diventata nel 2014-2015 con un patrimonio di 450 milioni di euro e una partecipazione scesa dal 100% fino allo 0,034% del Monte dei Paschi. Adesso è risalita un più plausibile 0,3%, ma in ogni caso rispetto al 100% è davvero poca cosa. Ne parliamo con i vertici della Fondazione Monte dei Paschi, il presidente Carlo Rossi. Buonasera. E il direttore generale Marco Forte. E lo schema di questa trasmissione, per quanto sia un argomento molto importante, è lo stesso di quello usato nelle altre 5 puntate. Si parte dal passato, dal presente e dal futuro. Però, siccome siamo in un momento particolare, vorrei avere da voi un giudizio un pochino flash sulla classifica della qualità della vita. Personalmente sono uno specchio molto importante, lo ritengo una fotografia molto importante. Lei cosa pensa di questo crollo di Siena dal quarto al trentesimo posto? Ma certamente è un dato da esaminare. Io confesso che io ancora non ho avuto tempo per poter guardare nel dettaglio, diciamo, mi pare di aver intuito che un po' tutti i settori in cui si sviluppa, diciamo, vedono retrocedere, diciamo così, Siena. Insomma, è certamente uno stimolo a lavorare e, come ha detto, secondo me, giustamente il sindaco, a lavorare tutti insieme. Questo mi pare che sia un elemento fondamentale. Del resto, insomma, noi su questo ci proviamo a dare una mano per lavorare tutti insieme. Insomma, è chiaro che gli episodi legati al mondo della finanza e alla banca cominciano a pesare. Questo, però, non pesa solo quello. Secondo me ci sono degli elementi
per esempio il tema della natalità, questo è un tema. Allora, d'accordo. Noi da tempo un po' questo fenomeno l'avevamo monitorato, cioè Siena è la peggiore o forse tra le peggiori in Toscana, la Toscana è fra le peggiori in Italia, l'Italia è tra i peggiori nei, diciamo, nei paesi occidentali, quindi si capisce che Siena è. Allora, questo è chiaro che non è un'operazione che si modifica, diciamo, una situazione che è modificabile in tempi, però credo che vada messa all'attenzione ed è, a mio avviso, l'elemento più importante è quello culturale, io almeno la vedo così, perché poi in fondo in questo territorio, voglio dire, servizi per l'infanzia ci sono, gli asili nido, credo siamo in termini di in rapporto naturalmente al numero dei bambini, siamo in una fascia medio-alta, credo, ora ripeto, ho detto prima che mi mancano gli approfondimenti ancora. Però credo che sia un problema veramente quello di fare figli che vada, insomma, il focus va spostato sull'aspetto culturale, questa è la mia idea. Io quando, diciamo, ero in età da fare figli, mi sembrava ci fosse più entusiasmo nei giovani, insomma. No, c'era sicuramente più ottimismo, però più diciamo ottimismo, che a parte la questo però era un tema che mi aspettavo mi dicesse lei, anzi se vuole l'ha anticipato giustamente Ubi Maior, minor Cesse. Però è un tema a lei caro, ma volevo dirle che siccome ho assistito a diverse conferenze sull'agenda 2030 che avete preparato, il tema della natalità è un tema a lei caro, ma si può ovviare al tema della scarsa natalità aumentando l'accoglienza, per esempio? Assolutamente sì. Allora, la natalità è stato sottolineato dal Presidente, è un tema culturale, direi anche strutturale, ed è difficile da poter modificare. I trend demografici sono quelli più prevedibili, no? Fra quelli che conosciamo, proprio perché hanno una natura di medio e lungo periodo, per cui oggi si riesce a fare con un buon grado di, diciamo, di approssimazione la stima di quanti saranno gli abitanti nel 2040 e 2050, e non si sbaglia di tantissimo. Ci sono delle motivazioni legate all'incremento del benessere, alla cultura, a tanti altri aspetti che noi conosciamo e che abbiamo detto. Chiaramente dobbiamo agire. Ora, guardando proprio la classifica del Sole 24, quel poco che ho visto, in realtà noi perdiamo pochissime posizioni proprio sul tema dell'ambiente e dei servizi. Per cui la città, la provincia non è attrezzata malissimo sul tema della natalità, ma c'è un tema appunto di tipo culturale che sicuramente merita una riflessione e che sicuramente non è alla portata né di una città né di uno Stato, probabilmente di una comunità di Stati, e ha bisogno di tanto tempo. L'elemento su cui lavorare è l'accoglienza. L'immigrazione, ce lo siamo sempre detti, è l'unica arma che abbiamo nel breve periodo per poter in qualche modo provare a contrastare questo fenomeno, che, attenzione, avrà un grosso impatto da un punto di vista economico da qui al 2035-2040, probabilmente nei prossimi 3-4 anni si vedrà sul tema delle pensioni, sul tema della sostenibilità del debito pubblico e sul tema proprio dei servizi, nel senso che se iniziano a mancare persone e quindi sostanzialmente per lavorare, si parla oggi di intelligenza artificiale, innovazione, ma chiaramente non è che domani noi riusciamo a compensare questa mancanza, questo trend demografico con la tecnologia, è uno degli strumenti, l'altro è l'immigrazione. Ma questo sarà un tema che toccheremo nella terza parte, il futuro, anche perché sono tutti gli indicatori, come ha detto il Presidente, che vanno in flessione, e soprattutto quelli economici hanno pesato nella retrocessione dal quarto al trentesimo posto. E poi un'altra cosa, non è che quando eravamo quarti facevamo più figli, il benessere non è più un fattore demografico. Però torniamo allo schema originale della puntata, dopo questa digressione. Si parte dal passato. La prima volta che ho conosciuto lei, sa chi me lo disse, chi era lei? Non lo sa? Me lo disse Rosi Bindi, che allora era ministro, no, forse era ancora ministro della sanità, e mi disse: stai attento che diventerà vice sindaco una persona per bene, e mi disse il suo nome, scusi se mi è scappato il tuo in questo istante. Che cosa ricorda di quei 5 anni da vice sindaco della prima giunta Cenni? E le anticipo anche la seconda parte domanda. A mio avviso
è una delle decennio delle occasioni sprecate, perché a mio avviso, però non lo so dal suo punto di vista. Ma allora, io ho fatto un solo mandato da vice sindaco nella giunta Cenni dal 2001 al 2006. Devo dire che è stata un'esperienza fantastica per me. Io, è tra i ricordi più belli che ho della mia esperienza, e comincio a avere, ho più di 70 anni e quindi insomma comincio a avere anche qualche elemento di ricordo, insomma. È stato un periodo fantastico. Intanto io sono arrivato a fare il vice sindaco in una maniera totalmente casuale. Allora non voglio annoiare, ma allora mi pare il 22-23 di maggio del 2001 mi vennero a cercare nella mia contrada verso le 11. E mi dirlo, non è che siamo in fascia protetta. E mi chiesero di, mi disse il sindaco ti vuol conoscere. Questo era il dato di partenza. Io e Maurizio Cenni non ci conoscevamo. Quindi io, ma dissi vabbè, era un venerdì sera, di questo me lo ricordo bene. Dissi vabbè, domattina vengo. No, cioè, bisognerebbe tu venissi subito. Erano le 11:30. Disse allora qualche cosa di serio. E quindi andai, mi fu fatta questa proposta. E lui aveva parlato con Rosi Bindi, perché chi mi aveva presentato, aveva fatto il mio nome a Maurizio Cenni, gli aveva detto che io conoscevo Rosi Bindi. Io e Rosi Bindi ci conosciamo dal 1972, ci siamo conosciuti a Carbonin, a un campo scuola dell'Azione Cattolica Regionale. Anche mia moglie l'ha conosciuta lì. E 1972 fu l'anno del mio diploma, Rosi Bindi era già all'università. E diciamo lì ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a condividere questa esperienza dell'Azione Cattolica e poi vabbè, insomma, tante altre cose. E il sindaco Cenni gli telefonò a Rosi Bindi perché, per chiedere forse informazioni, referenze, non so, su di me. E forse provando anche a chiedergli che fosse lei a contattarmi. Lei si rifiutò di contattarmi perché disse prima di tutto è un amico e secondariamente la cosa nasceva, la mia scelta nasceva in seguito a una frizione che il gruppo di maggioranza, allora erano i Democratici di Sinistra, aveva avuto con il partito, allora c'era ancora il Partito Popolare, non c'era nemmeno la Margherita. E Rosi Bindi, che apparteneva a quel partito, non se la sentì di, come dire, rivolgermi, cioè, poteva essere un elemento, però, di squilibrio nel rapporto. Però me lo disse lei, però sì, no, ma, a parte come è diventato, ma che mezzanotte e mezzo la chiamai, gli dissi guarda, so che, e lei cioè, è un po', dice, voleva andare a letto, aspettavo questa telefonata. E quindi e da lì poi siamo andati avanti. Però guardando poi quei 5 anni, che cosa ricorda? Secondo me non sono molto da ricordare, però come, che cosa ricorda di buono? Dunque, la mia esperienza è stata un'esperienza molto bella, molto che mi ha insegnato a conoscere le dinamiche della città. Questo, io voglio dire, fino a quel momento facevo il bancario, leggevo il giornale, frequentavo un po' così nemmeno la contrada, avevo la mia famiglia, i miei interessi, il mondo cattolico, queste, diciamo, certe dinamiche mi sfuggivano. Da lì dentro, partecipando, allora, sono stati anni da non ricordare. Io ho fatto l'assessore ai lavori pubblici, in quei 5 anni abbiamo speso 250 milioni di euro, parecchi provenienti dalla Fondazione Montepaschi. Abbiamo fatto alcune opere che ci sono naturalmente tuttora, da rifacimento del Ponte di Malizia, le grandi opere, la scala mobile, la risalita del Costone, la seconda parte della scala mobile che va da San Francesco a via Baldassarre Peruzzi, e poi tante opere di manutenzione. Iniziammo e portammo, non lo terminai, ma quando c'ero io, ma insomma quasi, che ne so, tutto la risistemazione del Teatro dei Rinnovati, per esempio, per parlare di una, sì, di un altro, rinnovato 2 anni di un altro settore. Asfaltammo e piastrellammo, no? Forse non si dice, insomma, mettemmo pietre nuove in una quantità di chilometri di strade. Quindi
Cioè, rifaceste le lastre oppure no? Le lastre, l'asfalto, le lastre, voglio dire, la lastricatura, ricordo, via delle Cerchia, via San Marco, la strada Fontebranda che scende lì, insomma, tantissime iniziative. Ma c'erano ancora quelli che lavoravano? Come no, un po' quelli così, mancano, con il sistema a martello. Ammetti che mi mancano. No, furono anni, diciamo, e progettammo anche tante cose, erano gli anni in cui, questo forse un po', erano gli anni in cui anche provavamo a sognare, ora la dico così, in termini forse, cioè, c'era il progetto del parco urbano, c'era il progetto dello spostamento dello stadio, il Siena Calcio era in Serie A. Oggi fanno un po' sorridere queste cose, sono d'accordo, però io mi ricordo per esempio delle discussioni avute con la Lega Calcio insieme all'assessore Tanzi allo sport e al sindaco Cenni, che con la Lega, presidente Galliani, che non volevano far giocare il primo anno di Serie A il Siena al Rastrello perché non aveva un numero di posti sufficienti, e abbiamo fatto quella cosa brutta che è l'attuale, come dire, Rastrello IKEA. Vabbè, comunque ha rubato diverso tempo, però a lei la domanda la faccio, poi comincia lei a quell'altra cosa. Lei nella sua biografia, che ovviamente leggeremo adesso perché manderemo le schede di Catiuscia Vaselli, c'è scritto che lei ha avuto una partecipazione attiva nella gestione della partecipazione della fondazione del Monte dei Paschi dal 2001 al 2014 fino a quando si è risolto, dal 2011 al 2014. Cosa ricorda di quegli anni? Insomma, ora al presidente gli ha dato in qualche modo la possibilità di ricordare un bel periodo, per noi non è stato. Per lui è un bel periodo. Per noi non è stato sicuramente un bel periodo, nel senso che forse questo non è molto chiaro, ma ci sono state giornate e serate in cui si lavorava e non si era certi che il giorno dopo avremo in qualche modo riaperto la fondazione. Questo però merita più tempo. Posso chiedere alla regia se può mandare le schede di Forte e Rossi in questo istante, così facciamo come stacco quelle e poi la pubblicità. Si può fare? Perfetto. Carlo Rossi si è laureato in Scienze Economiche e Bancarie all'Università di Siena nel 1978. È stato presidente dell'ASP Città di Siena e dell'Associazione Regionale ASP Toscane. Ha lavorato in Chianti Banca dal 1980 al 2012, ricoprendo vari incarichi, tra cui vice direttore generale vicario e capo area zona Siena. È stato vice sindaco del Comune di Siena tra il 2001 e il 2006 nella prima giunta di Maurizio Cenni e membro del CDA dell'Università Pestaniere di Siena dal 2002 al 2007. Per anni è stato dirigente dell'Azione Cattolica sia a livello diocesano che regionale e nazionale. Il 20 aprile 2018 è stato nominato presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Da maggio 2018 è presidente della Fondazione Accademia Chigiana. In entrambe le cariche è stato confermato nell'aprile 2022, nonostante i rapporti non proprio idilliaci con il Comune e la Giunta De Mossi. A novembre 2018 è entrato nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Toscana Life Sciences e ha assunto la carica di vicepresidente. A giugno 2020 è stato eletto coordinatore della Consulta regionale delle fondazioni di origine bancaria della Toscana. Da settembre 2020 è membro del Consiglio nazionale di ACRI, ovvero l'Associazione delle Casse di Risparmio e delle Fondazioni Bancarie. È vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di TLS Sviluppo SRL da giugno 2021. Da novembre 2021 ad aprile 2023 ha ricoperto la carica di componente del Comitato di Indirizzo della Fondazione con il Sud. Da maggio 2022 è membro del CDA dell'Impresa Sociale Fondo per la Repubblica Digitale SRL, società costituita da ACRI per implementare le competenze digitali e attuare la transizione digitale in Italia. Il numero però a cui tiene di più della sua biografia è il seguente: 3 figli e 8 nipoti. Forte è stato nominato provveditore di Fondazione Monte dei Paschi di Siena dalla deputazione amministratrice nel dicembre 2018 e ne ha assunto la carica il 1 gennaio 2019.
riconfermato nell'ottobre 2022 dopo un braccio di ferro con i deputati di nomina comunale che si è risolto con una mediazione sulle nomine, il suo incarico durerà fino a dicembre 2026. Classe 1972, laureato in economia e commercio all'Università La Sapienza di Roma con una tesi in finanza aziendale. Dopo varie esperienze lavorative in generale in ambito bancario, in Capitalia, nel risk management, dal 2006 lavora in Fondazione MPS, prima come responsabile ufficio integrato controlli, poi dal 2012 assume il ruolo di direttore amministrativo. Nel 2016 viene nominato sostituto del direttore generale. Ricopre la carica di amministratore unico di due società strumentali della Fondazione MPS, Vernice Progetti Culturali SRL, impresa sociale, che si occupa delle attività legate al settore della cultura, e Satus SRL, operante nel settore del seed capital. È membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia Musicale Chigiana. Ha partecipato attivamente al processo di gestione della partecipazione in Banca MPS e alla ristrutturazione finanziaria dal 2011 fino alla conclusione nel 2014. Conta esperienze anche nell'ambito dell'attività istituzionale e delle erogazioni, maturando così una conoscenza in tutti i processi gestionali della Fondazione. Da maggio 2021 è vicepresidente della FISES SPA, società finanziaria per l'accompagnamento alla crescita delle imprese nella provincia di Siena. Da dicembre 2021 a novembre 2023 è stato membro del CDA di San Sedoni Siena SPA. In ambito ACRI, ovvero le associazioni di fondazioni e casse di risparmio SPA, ricopre l'incarico di membro di varie commissioni interne. Ha due figli. Tornati in studio, ovviamente durante la lettura delle schede del servizio di Catuccia Vaselli i due hanno avuto qualcosa da ridire, ma lasciamo perdere questa storia, torniamo invece al punto più importante del passato. Che cosa sono stati quegli anni dal 2011 al 2014? Ricordiamo che ci sono stati due o tre aumenti di capitale molto delicati e mi piaceva anche la frase con cui ha concluso: noi non sapevamo se il giorno dopo avremmo ritrovato la fondazione aperta. Ma è esattamente così. Allora, ora non c'è tempo per ripercorrere tutte quelle storie, sicuramente poi sono abbastanza conosciute. Non creda su questo, non credo. Vabbè, comunque, sostanzialmente le motivazioni per cui la fondazione ha partecipato agli aumenti di capitale penso siano abbastanza chiare. Il tema è che ci siamo trovati a gestire una posizione finanziaria particolarmente complessa, dove avevamo comunque dall'altra parte delle controparti disponibili al dialogo, ma comunque molto agguerrite. Erano 11 controparti. Peraltro noi facevamo le riunioni praticamente la notte perché dovevamo parlare con gli uffici di New York, con gli uffici americani, proprio con diciamo, gli headquarters di alcune di queste grosse banche, e durante quelle riunioni furono molto molto dure. Ho partecipato a un team e sono stato anche contento perché è stata un'esperienza professionalmente molto importante, dove, come si dice a Siena, alla fine siamo riusciti a cavarci le gambe. E ripeto, non era assolutamente scontato, con i complimenti anche poi alla fine delle stesse controparti che dicevano: ma voi siete soltanto quattro, no? Mentre loro erano lì schierati con i loro uffici legali, consulenti. Sostanzialmente ogni controparte aveva dai 10 ai 15. Ma lei ha avuto a che fare anche con BTG Pactual di Esteves? Quella è stata la parte finale del processo. Noi sostanzialmente abbiamo fatto due operazioni di vendita sul mercato, tipo quelle effettuate dal Tesoro ultimamente, poi abbiamo fatto una serie di altre vendite a investitori privati, gli Aleotti fra tutti, e l'ultima con cui poi abbiamo fatto un patto di sindacato è stata quella del 2014 a Fintech BTG Pactual. Ahimè, non è andata bene, diciamo, è stato anche un po' un mondo particolare perché puntualmente si scommetteva su certe ipotesi. Mi ricordo in quelle ipotesi, in quell'anno si parlava di 3 miliardi di aumento di capitale. Esatto. Chiuso il deal, fatto il patto di sindacato, arrivò Banca d'Italia a chiedere 5 miliardi e l'anno dopo altri, mi sembra, 3 miliardi. C'è stata un po' la tempesta perfetta intorno al Monte, nel senso che le vicende del Monte poi si sono legate anche un po' alle vicende italiane. La cosa divertente, ho citato BTG Pactual e lo dico a beneficio dei telespettatori, perché il presidente di BTG Pactual, che sarebbe Andrés Santos Esteves,
è il proprietario della tenuta di Argiano ed è il campione mondiale di Brunello 2023, nel senso che il suo Brunello ha vinto il titolo di miglior vino al mondo secondo Wine Spectator e ha come enologo Bernardino Sani. Non è che l'avete venduta voi la Villa di Argiano, ce l'avevano altri ovviamente, non è quello. Però lui è convinto che va fatto un piacere. Ma col senno di poi, per i prezzi a cui comprarono le azioni e per come sono andate poi sul mercato successivamente, con due altri aumenti di capitale, ripeto, a distanza di un anno, posso capire la sua posizione. Posso dire che al momento la fondazione stava valutando seriamente di vendere in realtà tutto sul mercato. Poi ragioni anche di in qualche modo creare un nocciolo duro di azionisti intorno alla banca Montepaschi ci ha portato in quella direzione. Quindi c'è stata una concessione forse reciproca, ecco, mettiamola così. Perfetto. L'ultima domanda, qual è il suo giudizio su Antonella Mansi, presidente della Fondazione? Ricorda quando si oppose a Profumo e Viola? Assolutamente sì, io infatti ero nel suo team quando affrontammo quell'inverno del 2013 e fu il più duro di tutti. Effettivamente lì respiriamo proprio l'aria della possibile chiusura della fondazione, quindi a dipendenti e per la città eravamo tutti molto preoccupati. Lei non era un'esperta di finanza quando arrivò in fondazione, d'altronde un presidente che arriva in fondazione difficilmente pensa che siano necessarie competenze di quel tipo, in quel momento erano assolutamente necessarie. Bella questa storia, che non servivano competenze, no, a far presentare. Nel senso che sicuramente una fondazione. Sì, è valsa anche per la presidenza della banca, per stessa ammissione di qualcuno, però lasciamo perdere. Siamo su queste storie. In quel momento, e lei ebbe l'intelligenza di capire innanzitutto la situazione, di affidarsi a uno staff di persone in cui ha riposto tanta fiducia e poi ha avuto l'intuito di capire che era il momento di tenere duro, nel senso che in quell'anno, in quel Natale avevamo dall'altra parte Profumo, avevamo tutti contro, avevamo il Ministero del Tesoro, la Consob, la Banca d'Italia, mi ricordo ovviamente tutte le conference call in cui loro ci chiedevano di partecipare all'aumento di capitale per il gennaio-febbraio e lei ebbe il coraggio, la determinazione a mantenere duro, a resistere. Arriviamo poi ad aprile-maggio, abbiamo avuto anche tanta fortuna perché lo scenario che era molto cupo al momento poi divenne più sereno, riuscimmo a fare le vendite, fra cui anche quella a BTG Pactual, che ci permisero di pagare il debito e ripartire con 400-500 milioni di patrimonio. Poi ci sono stati altri aumenti di capitale andati male, e la storia si... Poi siamo arrivati poi al 2019 con 428 milioni di patrimonio e da lì ora invece abbiamo recuperato circa 150 milioni. Ed effetto è proprio quello, passiamo a lei, torniamo al presente perché effettivamente il passato non è triste, però sono convinto che ci sia ancora poca memoria condivisa sulla lettura del passato, ma questo è un destino di tutta l'Italia. Io penso che ci siano due date cardine per la nuova fondazione, per la rinascita della fondazione. Una per me importante è agosto 2021. Che cosa le dice agosto 2021? L'accordo con Banca Montepaschi. Bravissimo. L'accordo Montepaschi. Quel giorno ci fu una foto, io ero a Trapani, dovetti preparare un servizio da Trapani a distanza, in cui vidi che la D da Bastianini venne direttamente, non so se voi andaste al Monte o in fondazione, venne lui a firmare. No, noi andammo al Monte a firmare, sì, da loro. Che cosa ricorda di quell'accordo? Ma quell'accordo dunque nacque da una serie di, diciamo, fu preceduto da una serie di interlocuzioni non tutte serene, diciamo. Le prime ipotesi non prevedevano cifre nettamente ridotte, direi meno di un terzo, la prima offerta che ci venne di quello che poi abbiamo portato, e non attraverso denaro ma attraverso scambio di azioni oppure immobili, cessione di immobili. E, insomma, non ci piacquero questo tipo di... Poi diciamo... In più aveva anche la pressione del comune, mi sembra di ricordare, in quell'epoca. Non tanto, il comune ci furono una serie di incontri
diciamo, tra la politica e la diciamo, tra aspetti politici e aspetti tecnici. Al ministero andammo al MEF in delegazione, dove c'era il sindaco, presidente della provincia, il governatore Gianni. Sì, esatto. C'eravamo noi, naturalmente, dove lì, insomma, ecco, si facevano valutazioni più, insomma, molto, insomma, mi riferivo a quello quando ho detto che le prime offerte erano poco diciamo irricevibili, via, diciamola fino in fondo, da parte nostra, poi naturalmente. No, diciamo, poi successivamente nel 2000, diciamo a inizio 2022, fra fine 21 e inizio 22, no, chiedo scusa, tra fine 20 e inizio 21 ci fu tutto il passaggio, ci fu un rinnovo della deputazione generale. E quindi io chiesi un po' di tempo, perché naturalmente doveva essere condiviso. E questo, devo dire che lì un ruolo fondamentale lo giocò la dottoressa Grieco, Patrizia Grieco, che era presidente e che si percepì, insomma, che avesse veramente il desiderio di trovare una soluzione. Io mi ricordo a maggio-giugno andai a Milano nel suo ufficio, nella sede milanese. Sorrido perché fece un figurone, perché partì da Siena per andare a Milano, avevo il treno, dovevamo essere a pranzo insieme verso mezzogiorno, mi pare il treno arrivava a mezzogiorno, arrivava verso le una. Comunque, la sede era quella vicino alla scala, ovviamente, quella del Monte dei Paschi. No, andai in un ufficio dove c'era una filiale. E comunque partì la mattina con 2 ore di circa, 1 ora e 50 di anticipo per prendere il treno a Firenze e lo persi. Quindi telefonai, arrivai in ritardo, quindi fu subito un figurone, disse, primo incontro per questa trattativa. Devo dire che lei aveva veramente la grande determinazione di trovare chiudere e di trovare una soluzione, che poi abbiamo trovato. Devo dire che così, tanto per, no, questo glielo dico in un io. Momento fortunato, noi lì abbiamo avuto ancora una volta. Ma sono pienamente convinto, facciamo dire al direttore Forte questa, così almeno le diamo anche un po' un assist. Cioè, la transazione si concluse con 150 milioni di euro e la possibilità di gestire tutto il patrimonio artistico del Monte dei Paschi. Di valorizzare e di, diciamo, che sono ben 30.000 opere d'arte. Ma lei è cosciente che se ci fosse stato Lovaglio amministratore delegato lui non avrebbe visto un euro? Basta che lo sappiate questa storia. Ma possiamo anche esserlo coscienti, erano anche momenti un pochino diversi quelli, d'altronde, come diceva il Presidente, c'erano delle vicende in quel momento giudiziarie molto sfavorevoli, va detto, va riconosciuto, a Banca Monte dei Paschi, e favorevoli a tutti i soggetti che in qualche modo l'avevano tirato in ballo e citato in giudizio. Peraltro noi eravamo e siamo ancora convinti delle nostre anche giuste motivazioni. Chiaramente poi però spetta a un tribunale giudicare se l'attore ha ragione o torto. In quel momento c'era, e lo dimostrano anche i forti accantonamenti di Banca Monte dei Paschi che c'erano in quegli anni, dimostra che c'era una visione delle cose diversa da come poi si è sviluppata con le vicende. Ma noi siamo contenti ovviamente che alla fine la Banca Monte dei Paschi... soprattutto fare avrei fatto anche un'altra cosa, ma quella è la seconda data più importante. Avrei fatto anche un'altra cosa, ma vi assicuro che se ci fosse stato Lovaglio, soprattutto dopo le ultime sentenze favorevoli a Montepaschi, 150 milioni non li vedeva nessuno sulla fondazione. Ma è un vantaggio per Siena, lo dico, che è una grande vittoria. Altra cosa importante, cosa che ha permesso, dopo un vostro dialogo anche con le autorità di vigilanza, di dare abbastanza erogazioni l'anno scorso, mi sembra di capire, anche qualche milione in più. Sì, qui con l'autorità di vigilanza, devo dire, non è stato un rapporto. Noi volevamo fare un'altra operazione. Volevate mettere tutto a patrimonio. E l'autorità di vigilanza invece sostanzialmente quei 150 milioni ce li fece mettere a ricavi e quindi a profitti, e quindi diciamo il bilancio 21 è stato un bilancio, diciamo, che ricordava il passato. Esatto. E quindi sì, poi diciamo una grossa fetta riuscimmo a trovare, diciamo,
di coperture normative, diciamo così, per poterla portare a patrimonio, e poi un'altra parte, invece una grossa fetta, che quella sì noi avremmo voluto portare a patrimonio, ce l'ha, diciamo, l'autorità, il MEF ce l'ha fatta mettere a fondo di stabilizzazione delle erogazioni, per cui noi oggi abbiamo un fondo di stabilizzazione, diciamo, super capiente. Di norma si considera il fondo di stabilizzazione dai 2 ai 3 anni di erogazione, a garanzia di 2 o 3 anni di erogazione, quindi per noi potrebbe essere intorno, che ne so, 25 milioni, attualmente a 58 milioni, quindi insomma è più che doppio rispetto a quello che avremo. Vabbè, questo piano piano lo vedremo, ci mette naturalmente da serenità per il futuro, perché chiaramente anche a questo bisogna pensare, e ci dà, poi vedremo, diciamo, la possibilità di sì, guardare con una certa serenità. Abbiamo fatto alcuni interventi importanti, naturalmente, di erogazioni, come lei accennava, negli ultimi 3 anni abbiamo erogato 35 milioni, forse più. Guardiamo anche quelli di quest'anno, sul quinquennio siamo sopra i 50 milioni di erogazioni. È quello che volevo dire. Lei è già convinto che farete 7 milioni di erogazioni l'anno, per l'anno prossimo? Sì, questo è l'indice che ha stabilito la Deputazione Generale, l'indice ottimale, ha individuato nell'1,2% del patrimonio, e quindi 7 milioni 570 del patrimonio, l'1,2 sono circa 6 milioni 8, 7. Quindi questo farete un arrotondamento, lo farete? Probabilmente nel 2024, ora vediamo, questo importo è probabile che venga di nuovo superato, ora poi lo vedremo. Non so se può fotografare questa storia così, puoi ingrandire questa storia, questo è solo per una conclusione tra una cosa e l'altra. Cerco di metterla così. Questo è uno specchietto che mi regalò la vostra solertissima responsabile stampa sulla tabella di quanti soldi hanno erogato la Fondazione in 14 anni. Sai quanto è il totale? Questo era 1.684 milioni di euro fino al 2014. Cioè, io ho titolato che la Fondazione ha drogato questo territorio con gli oppori degli utili. Visto che voi siete dall'altra parte, che cosa ricordate di questo 1.684 milioni che voleste ricordare? Basta una sola cosa che mi piacerebbe ricordare. Che cosa ci abbiamo fatto? Allora, io la collego al periodo in cui sono stato fatto l'assessore, il vice sindaco. Insomma, voglio dire, le iniziative che poi sono anche restate nel territorio ci sono state. Questo ora onestamente non voglio fare, cioè, ripeto, tutto l'intervento di manutentivo di quegli anni. Noi siamo stati la prima città con le norme che esistevano all'epoca ad avere tutte le scuole di competenza comunale. Quindi elementari e materne, elementari e medie, totalmente a norma entro il 2006. Non c'era ancora la normativa sull'antisismica, dico la verità, ma tutto quello che riguardava la sicurezza, mi pare c'era la legge 626, se non sbaglio si chiamava così o qualcosa del genere, noi riuscimmo in quel quinquennio a mettere tutto a norma. Lo facemmo certamente grazie ai contributi della Fondazione, grazie anche a un livello all'epoca molto alto della professionalità dei tecnici del Comune. E invece lei cosa ricorda di questo? Non dia sempre ragione al Presidente, qualche volta può anche dargli conto. È quello tangibile. Non credi che lo licenzi, no? No. Ormai lei gli frega. È quello molto tangibile, nel senso, se si va anche a San Gimignano, a Pienza, in tanti altri borghi, si trova veramente una realtà che nel corso degli anni 2000, grazie alla Fondazione, è stata totalmente ristrutturata e rimessa a posto. Quindi la provincia è bella anche per quel miliardo. Un altro aspetto che ricordo è sicuramente il distretto delle biotecnologie, a cui la Fondazione
in maniera, se vogliamo, discutibile per alcuni versi, ma comunque ha contribuito sicuramente con Fondazione Toscana Life Science. Se mi permette, un'occasione persa sono invece le infrastrutture viarie, cioè nel senso, quindi, sulla ferrovia, sulla ferrovia e sulla viabilità, lì c'erano risorse per poter fare cose importanti. Ecco, quella è stata un'occasione persa per Siena, secondo me, guardando quelle cifre. Adesso interrompiamola per la seconda parte e poi mandiamo prima il... Prego, stop, secondo stop pubblicitario. Bentornati in studio, ma è molto più divertente fuori onda, meno male che non siamo a Mediaset, perché sennò sai quante ne uscivano di fuori onda in questo senso. Però non c'è Ricci, quindi non siamo a posto. Torniamo proprio su questo punto. C'è una cosa che però voglio chiederle, la chiedo a lei perché so che è quello che è più responsabile. Non si è un po' pentito di aver comprato solo 10 milioni di azioni Monte dei Paschi? Ha visto ieri quanto ci hanno guadagnato tutti quelli che l'hanno comprata? Premesso che è stata una decisione che abbiamo valutato a livello di fondazione, quindi non è stata sicuramente una quindi scelta. Quindi è colpa del Presidente? No, diciamo. È una scelta su cui sicuramente siamo tutti molto convinti. Chiaro, qui bisogna tenere conto un po' della storia, da dove veniamo, insomma, e di tutto quello che è accaduto. Giustamente ha ricordato prima delle vicende passate, per cui per una fondazione bancaria che è stata più volte accusata di aver concentrato troppo il patrimonio in un unico asset, in questo, diciamo, connubio mortale che si è generato, chiaramente è molto difficile in qualche modo riuscire a prendere certe decisioni in determinati contesti, comunque di incertezza. Teniamo comunque conto che era un momento particolare in cui sostanzialmente il Tesoro, ma in generale quindi la banca, ha chiesto un po' l'assistenza di tutti gli investitori istituzionali, quindi era un momento anche molto delicato. E comunque consideriamo che dal nostro punto di vista è un asset che abbiamo immobilizzato e su cui al momento la plusvalenza è esclusivamente una plusvalenza teorica, non ha impatto al momento sul bilancio. Posso farle come assist, fino a quando non lo vendi non guadagni niente, però lei l'ha sempre detto che quella quota è una cosa strategica, ovviamente. Sì, può essere aumentata ancora oppure no? Ma no. Questo direi, specialmente a questi prezzi, direi di assolutamente no, ma però anche al di là della, cioè, io credo che la Fondazione Monte Paschi, l'ho detto più volte anche quando, debba fare altro che non il banchiere. Questo io non Cioè, dobbiamo imparare un po' dalla storia, no? Lei ha ripercorso un po' il passato. E, insomma, chiaro che oggi dire se invece di 10 erano 20 avremmo guadagnato, però insomma, è un gioco che è un non, gioco sterile, diciamo. Sì, sterile, che non vale la pena, secondo me non vale la pena nemmeno provarci. Noi dobbiamo prestare molta attenzione al sostegno della comunità, questo è il lavoro fondamentale. Naturalmente in questo ci rientra anche il futuro della banca, questo è assolutamente vero, però non può essere che la Fondazione Monte Paschi si collochi in una posizione. Cioè, in questo senso il passato non ritorna, e mi verrebbe da dire per fortuna non ritorna. No, sono d'accordo con lei su questo punto, però il discorso che volevo dire è che tanto basta farlo teoricamente, avete già guadagnato 6 milioni di euro, quindi va bene, uguale. Però teorici, sempre teorici, non si preoccupi. Però un'altra cosa che volevo dire, prima, anzi facciamo così, lanciamo il servizio, perché lei parlava di cosa deve fare la fondazione esattamente. Ne parliamo con l'assessore regionale Alessandro Nardini, che ha molto gradito il vostro bando Ikigai, tanto da volerlo anche emulare in regione. Prego, agevoliamo il servizio. Tra i settori rilevanti di intervento della Fondazione Monte dei Paschi figurano anche quelli che intrecciano innovazione, formazione, lancio di nuove aziende. Con il programma Ikigai, per esempio, Palazzo Sansedoni è impegnata nell'operazione di accompagnamento alla costituzione di start-up che possano incidere sulla competitività, un'iniziativa che coinvolge direttamente anche la Regione Toscana in una collaborazione che ha lo scopo di valorizzare e promuovere i risultati del progetto. È una delle tante attività che interessa
attestano quella sinergia virtuosa stimolata su altri versanti anche dalla Regione, attraverso l'assessore all'istruzione Alessandra Nardini, tra mondo della ricerca, istituzione e territorio, per ottenere ricadute concrete sul fronte dello sviluppo, dell'occupazione e della crescita complessiva. Basti pensare, per fare due esempi che riguardano direttamente Siena, a progetti sviluppati dalla Fondazione Monte dei Paschi come Stay Hub, con le borse di studio programmate in accordo con l'Università degli Studi, oppure a Vie d'Uscita Culturali, altro bando realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi e Università per Stranieri, dedicato al welfare culturale, favorendo la partecipazione degli studenti alla vita della comunità senese acquisendo competenze trasversali. Due testimonianze del nuovo ruolo che negli ultimi anni la Fondazione Monte dei Paschi si è ritagliata con l'obiettivo di stimolare strategie di sviluppo e che nel nostro territorio possono trovare terreno fertile nel connubio tra i due Atenei, distretti in costante crescita come quello delle scienze della vita, mondo del lavoro interessato a obiettivi di lungo respiro. Attivare nuove intese con altri soggetti istituzionali, come accaduto con la Regione Toscana per Ikigai, può alimentare un percorso in grado di generare ulteriori opportunità, con effetti positivi su un territorio alla costante ricerca di una fisionomia diversa rispetto al passato e di leve economiche che possono invertire la tendenza negativa seguita alla grande crisi della fine del primo decennio del nuovo secolo. Ecco, siamo tornati. Non è importante anche il fatto di questo legame regionale. Lei, che è anche nel giro delle fondazioni regionali, le faccio una domanda prima che anticipi le foto. Chi gradirebbe come presidente? Innanzitutto, come giudica la presidenza della Fondazione di Firenze di Bernabò Bocca? E soprattutto, chi gradirebbe come futuro presidente dell'ACRI? Perché ci sono due candidati molto di peso. Ma per il presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Firenze non mi esprimo, l'ho conosciuto di recente. Prima. No, non lo conoscevo prima. L'ho conosciuto in un incontro che abbiamo fatto, fra l'altro a Firenze, nella sede della sua fondazione, per parlare del tema del sostegno ai territori alluvionati. Quindi era un momento abbastanza. E quindi non me la sento, non mi pare giusto, non ho assolutamente nessun elemento di giudizio. Se l'ha scelto il Consiglio, ha fatto certamente bene, avrà fatto le valutazioni. A Firenze ci sono delle dinamiche dell'elezione della Fondazione Tecassa che veramente sono terribili. Io l'ho assistito a due elezioni di presidente. Fossero solo a Siena, no, certe dinamiche. A Firenze è molto molto peggio. Molto molto peggio. Anche perché a Siena io avevo questa. Sì, figuri. Io ero a Firenze quando morì Speranza, che era il presidente storico dell'ente cassa, e quando loro vendettero a Intesa San Paolo la Cassa di Risparmio di Firenze. Non si immagini quante persone venivano al giornale, non ha assolutamente idea. Però prego, invece guardiamo il presidente dell'ACRI. Sono in ballo, le dico subito, sono Palenzona e, come si chiama il secondo? Azzone, presidente della Fondazione Carico. Ma allora, devo dire che non c'è stato, e personalmente non ho ancora avuto nessuna, come posso dire, contatto su questa materia. Non abbiamo... Io ho visto Palenzona al Palio però, Palenzona era ospite della banca lì a Palazzo San Sedoni, l'ho salutato. Devo dire che Palenzona l'ho conosciuto, per questo c'era anche Azzone al Palio, ospite nostro. Ma non lo conoscevo. L'avevamo invitato noi. No, stavo dicendo che non ho avuto, credo ci sia ora verso prima delle feste, insomma, un consiglio nazionale di ACRI. Non credo che ancora si siano, almeno ufficialmente, aperti i giochi, diciamo, per la successione di Francesco Profumo, che comunque dovrà avvenire a febbraio marzo. Sì, allora la scadenza, sì, lì dipende da quando lui giunge a scadenza come presidente della Fondazione della Compagnia di San Paolo, perché credo sia anche lui, diciamo, il loro statuto preveda la scadenza all'approvazione del bilancio, quindi presumo aprile-maggio, non lo so, onestamente è una, ma, diciamo, con quindi la situazione è ancora molto, molto da definire ed è in divenire.
Certo, la situazione Acri oggi è una situazione un po' da valutare. Dopo una stagione di una presidenza lunghissima di Guzzetti, che ha fatto tante belle cose, ma mi pare 18-19 anni presidente. Quello se lo riservi per le foto, questo concedere. Adesso parlo un'altra stagione. Il legare la presidenza di Acri al mandato della presidenza di una fondazione può essere anche un mandato molto breve. Questo di Profumo è stato 5-6 anni, mi pare. Dal 2018 al 2019, 4-5 anni. Quindi, che sono abbastanza, ma insomma, per lavorare e per, come dire, trovare una condivisione piena con tutto il mondo delle fondazioni ci vuole tanta pazienza e tanto tempo. Ecco, voglio dire, non è una cosa che uno arriva e improvvisa. Venendo da una monarchia Guzzetti, effettivamente parliamo un po' invece di bandi. Franchetto ha assistito l'altro, diciamo qualche giorno fa, allo showcase di Ikigai, e io ritengo Ikigai uno dei bandi in qualche modo caratterizzanti la Fondazione Monte dei Paschi. Assolutamente sì, lo chiamiamo un progetto flagship, no? Un progetto identitario della Fondazione, perché va a cogliere proprio. E di questo bisogna ringraziare i colleghi che ci hanno creduto e ci hanno lavorato già dal 2017 in poi. Va a cogliere secondo me un aspetto fondamentale che abbiamo messo al centro un po' di tutta la nostra attività programmatica, cioè il tema proprio dell'innovazione, della formazione, della creazione di capitale umano, che riteniamo essere oggi poi la risorsa essenziale e fondamentale, quella che le imprese stanno cercando, le competenze, la capacità quindi di creare impresa, ma nello stesso tempo di avere anche competenze per stare all'interno di un'impresa. Ikigai è un progetto che era nato come formazione professionalizzante all'inizio, però devo dire anche poi con gli stimoli che ci sono arrivati dagli amministratori, anche dal presidente, lo abbiamo in qualche modo portato anche sull'autoimprenditorialità, che è un tema fondamentale in questo territorio. Questo è un territorio abituato tra virgolette ai servizi tradizionali, no? Che ovviamente danno occupazione ma sono anche a basso valore aggiunto. Manca un po' una capacità, una voglia di fare impresa su questo territorio. Noi pensiamo onestamente con Ikigai di provare a stimolare giovani sia locali sia a farli venire da fuori e quindi a lavorare, presentare iniziative imprenditoriali oltre che attività formative e poi di lì misurarsi con il mercato. Perché chiaramente nella nostra idea poi alla fine le idee si devono andare a misurare con le capacità di incrociare in qualche modo le attese degli investitori. E quanti soldi mettete su Ikigai? È 900.000 euro l'anno, che, insomma, quindi abbondantemente stiamo sulle prossime erogazioni. Ho visto l'altra sera, ho visto 2-3 start-up veramente promettenti. C'è qualche altro bando che vuole citare tra l'agenda 20? Sì, io soltanto una cosa volevo chiudere su Ikigai, importante. Dobbiamo anche insegnare a noi stessi, ai giovani, a non aver paura di sbagliare e anche di fallire. Nel senso, quello è un tema fondamentale. E abbiamo una cultura purtroppo, soprattutto italiana, mediterranea, che invece tende a vedere il fallimento, la non riuscita di un'iniziativa imprenditoriale come un fallimento in qualche modo catastrofico. Assolutamente non è così, in questo dovremmo imparare un po' in più dalla mentalità anglosassone. Per quanto riguarda altri bandi, ora stiamo lanciando altri due bandi, uno l'abbiamo appena lanciato, Habitus, sul tema dell'emergenza abitativa, assolutamente fondamentale. Può parlarne un pochino, nel senso che voi mettete a disposizione dei fondi ai comuni esatto. Sostanzialmente, allora, che cosa abbiamo fatto? Un'attività di ricognizione, abbiamo visto in particolare con Siena Casa che ci sono tanti alloggi in questo momento non utilizzabili ai fini dell'emergenza abitativa per edilizia popolare, di ERP, e parliamo comunque di somme molto basse necessarie alla manutenzione straordinaria e alla rimessa in funzione di questi alloggi, per cui con un intervento alla fine che prevediamo essere in un triennio di 600.000 euro vorremmo attivare diverse decine di alloggi, se no anche forse speriamo numeri anche superiori sul territorio, e appunto per cercare di rispondere all'emergenza abitativa. Accanto a questo il bando prevede anche un'attività di tutoraggio che è fondamentale, cioè nel senso le famiglie hanno bisogno di rimmagazzinaggio, si rende conto. Tutoraggio che significa male. Sostanzialmente un'attività di assistenza alle famiglie che andranno in qualche modo a beneficiare di questi alloggi, perché
parlando con le associazioni del territorio ci siamo resi conto soprattutto che molto spesso queste famiglie hanno anche proprio difficoltà nell'economia domestica, cioè nella gestione delle risorse finanziarie, no? Che anche questo è un tema formativo e culturale, per cui cercando di assisterle potremo in qualche modo favorire anche la riuscita e la permanenza di queste persone all'interno poi degli alloggi pagando regolarmente l'affitto. Quanti soldi Habitus? Mettiamo 600.000 euro in 3 anni, però ovviamente se il progetto avrà impatto siamo disponibili a valutarne anche ad aumentare. Un altro bando importante, ormai è diventato un classico diciamo della nostra programmazione, Let's Art, che partirà a breve. Su quel bando lì sostanzialmente andiamo a raddoppiare le risorse, saranno circa 300.000 euro. Avete già fatto qualche salvataggio di opere d'arte, mi sembra di capire. Sì, stiamo facendo salvataggio, nel senso restauri, rimessa a disposizione. A me quella di Provenzano è piaciuta come esperienza. Sicuramente il Lezzato è un modo per stimolare, attenzione, c'è l'aspetto tangibile che l'opera d'arte, il bene che viene rimesso in qualche modo a disposizione del pubblico, ma c'è anche l'aspetto intangibile, perché nel programma Let's Art è prevista anche una formazione degli enti al crowdfunding, nel senso che la fondazione non mette tutto l'importo, ma fa una sorta di matching gift, cioè di quota che va in qualche modo a compensare quanto gli enti riescono a raccogliere in maniera autonoma. Quindi c'è anche un'educazione per il futuro fondamentale al fundraising esterno e ulteriore rispetto a Fondazione Monte dei Paschi. Ultimo bando sulla mobilità sostenibile, anche quello uscirà a breve, lo abbiamo chiamato Mobi e sostanzialmente i nomi, diciamo, abbiamo dei colleghi che sono molto fantasiosi su Mobi come Moby Dick con la Lipson finale, sostanzialmente va anche lì a finanziare progetti di rinnovo, Ikigai è giapponese, rinnovo, attenzione, di automezzi, quindi il parco automezzi delle associazioni di volontariato, del terzo settore, ma anche di enti pubblici, però l'ottica deve essere anche quella di incominciare a guardare che tipo di veicoli dobbiamo andare a mettere nel parco macchine dell'associazione, cioè dobbiamo guardare un pochino all'elettrico, all'ibrido, proprio perché... Immagino un'ambulanza elettrica può essere carina. Costa molto. Rispetto un po' per le foto, perché è un aspetto del programma che mi piace molto. Però a lei volevo chiedere una cosa, che c'è una premessa un po' particolare. Io penso che questa città sia un po' mitridatizzata, nel senso che si sia abituata troppo a subire cambiamenti e ormai non ci fa più caso. Perché a mio avviso il fatto che la Fondazione Monte dei Paschi sia uscita totalmente dall'immobiliare San Sedoni è un fatto epocale, eppure è passato sotto silenzio. Cioè, a parte la Nazione, non penso l'abbia scritta nessun altro. Mi può dire perché è passato sotto silenzio e perché abbiamo fatto questa scelta? Cioè, perché avete fatto questa scelta? Allora, questa scelta l'abbiamo fatta perché, allora, Fondazione Monte Paschi è uscita da San Sedoni da molto tempo, perché quando San Sedoni ha cominciato ad avere difficoltà finanziarie, è chiaro che Fondazione Monte Paschi non aveva la forza di poterla rimettere in sesto. Quindi siamo andati a cercare, devo dire che qui c'è stato un lavoro molto importante del direttore Luisa Marri, che è stata bravissima a intercettare soggetti finanziatori. Dopodiché noi abbiamo accompagnato questo percorso e alla fine, alla chiusura dell'operazione, eravamo rimasti col 3,50% del capitale, quindi un 3,50 rispetto a un 95-96 che aveva il partner più importante, il nostro ruolo penso sia Rome Global, anzi un'altra dicitura, ma comunque è un veicolo che fa capo a Rome Global, Europa Investimenti, e loro ci hanno chiesto di poter acquisire l'intera parte, il 100%, perché così ci è stato riferito, vorrebbero investire dentro San Sedoni, che reputano un brand molto interessante, e quindi questo investimento. Si ricorda quanto è stato il massimo del valore del patrimonio immobiliare di San Sedoni, quanto è stato l'apice?
Se voi due ve lo ricordate. No, non quanto valeva il patrimonio immobiliare di San Sedonio. Il patrimonio immobiliare 300 milioni di euro. No, io mi ricordo che ci sono degli immobili pesantissimi, mi ricordo anche la sede della RAI, la Whirlpool per esempio di San Sedonio, e adesso è di Arrow Global, penso. Sì, cioè, è ancora, credo ancora in capo a San Sedonio, la proprietà di San Sedonio è di Arrow Global, ma ripeto, se non ci fosse stata Arrow Global non ci sarebbe stata lo stesso, no, lo so. San Sedonio, cioè, come questo, sa benissimo, ho seguito la vicenda del fallimento del abbiamo San Sedonio ha rischiato veramente il fallimento e la chiusura, modestamente, non lo voglio, credo che un ruolo decisivo per la situazione attuale lo abbiamo giocato noi, la fondazione. Guarda, investendoci anche, ma non perché voglio ora mettermi una medaglia, perché non è questo, chi mi conosce sa bene che è su questo, però ci siamo impegnati davvero molto come Fondazione Montepaschi. L'ha fatto solo la domanda perché francamente ha avuto poca eco per quanto riguarda, ma questa è una disattenzione della politica e della società senese che è molto di San Sedonio la conoscono in pochi, in realtà. Adesso partiamo alla parte più interessante per me, le foto. Ognuno di voi ha a disposizione due o tre foto e dovrebbe essere un effetto sorpresa, anche se in qualche modo ho fatto un po' outing anticipandola in qualche modo questa storia. Prego, la prima foto per il presidente. Ecco, lei ha già parlato di che cosa, qual è il suo giudizio su tutti i 10 anni a questo punto, sia quando è stato vice sindaco, perché non l'ha rifatto il vice sindaco? No, io l'ho fatto solo il primo mandato. E perché no? Perché siccome mi sono sentito prestato, diciamo, a questa attività, il prestito a un certo punto scade, e allora ho detto bene che tornare indietro. No, assolutamente no. No, io peraltro avevo anche una situazione, io provengo, in quel momento ero in aspettativa dalla mia attività di dipendente di banca, lavorando a quei tempi ancora in una piccola banca, perché all'epoca non c'era ancora Chianti Banca, era ancora solo Banca Monteriggioni. Stare fuori 10 anni, fare due mandati in aspettativa, quando rientravo non avrei trovato nemmeno l'ufficio la strada per rientrare, nel senso che quindi un'operazione che ha avuto un inizio, è stata un'esperienza bellissima, lo ribadisco, interessantissima, e devo dire che insomma io almeno ho avuto la fortuna nella vita, le cose belle devono avere una fine, perché altrimenti si rischia di non, e quindi è importante uscire a testa alta in maniera, nel momento migliore. Sì, non tutti azzeccano il momento per uscire, non sempre si percepisce se è il momento migliore, però è stata, ripeto, io arrivai al 2006 con un bagaglio di esperienza in cui mi sentivo veramente molto cresciuto e dissi è il momento di smettere. Questa è la prima foto per il dottor Forte. Anche su questo, ovviamente ce l'aspettavo più o meno. Qual è il suo giudizio su quegli anni di presidenza della Fondazione? Lui, diciamolo per i telespettatori che non conosco, lui è Gabriello Mancini, è stato presidente della Fondazione Montepaschi dal 2006 al 2014, mi sembra. Allora, io arrivai a Siena nel 2006, capendo cosa era la Fondazione, all'inizio dissi, veramente una grandissima cosa, una grandissima idea. Perché una banca che produce ovviamente utili su tutta Italia e poi li riversa fondamentalmente grazie alla fondazione su un territorio di 260.000 abitanti, da chi non conosceva questa realtà, era veramente una grande cosa. Chiaramente in quegli anni lì c'era poi quello che è stato detto, cioè la droga e l'assenza totale degli incentivi che è venuto fuori per una popolazione, nel senso obiettivamente la popolazione poi si è adagiata. Per cui sotto certi punti di vista direi che stiamo vivendo oggi degli anni migliori per gli stimoli che abbiamo. Non so se sei disintossicato del tutto, ma l'oppio degli utili non c'è di sicuro. Purtroppo non è facile e i processi sono lenti, però sicuramente sui giovani, i giovani di 20 anni non sanno, l'hanno mai visto, anche i 30 anni, e quindi forse per loro è anche più stimolante, sono anche portati ad operare in modo diverso. Ecco, questo almeno è l'auspicio che ci facciamo. Insomma. Seconda foto per il presidente Rossi.
E questo è un suo amico. Lo dica per i telespettatori che non tutti lo conoscono, anche se... Questo è Giuseppe Guzzetti, per 20 anni circa, presidente della Fondazione Cariplo e presidente di ACRI. Lui ha, credo in questo momento, 89 anni mi sembra. L'ho sentito per telefono non molti mesi fa, mi ha chiamato lui, l'ho sentito molto lucido e molto attento, diciamo, alle vicende, nonostante appunto l'età. Lui, certo, diciamo, la cosa che mi ricordo meglio di lui è la battaglia che fece per mantenere la natura privatistica delle fondazioni di origine bancaria. Ci sono delle sentenze della Corte Costituzionale, lui le vinse, esattamente. Contro il parere di molti, il periodo era un periodo difficile, c'era il governo Berlusconi, il ministro Tremonti, la ricerca spasmodica del governo di risorse, quindi come sempre per la verità, però insomma, in quel periodo e quindi un tentativo di renderle, e Guzzetti tenne botta su questo e appunto la Corte Costituzionale gli dette ragione con due sentenze. E devo dire che se oggi le fondazioni di origine bancaria sono quello che sono, 40 miliardi di patrimonio a disposizione della collettività, o circa... È aumentato oppure è rimasto lo stesso il patrimonio? È diminuito rispetto agli anni duri? È diminuito, ci sono alcune fondazioni che per le vicende delle rispettive banche conferitarie, per fortuna non siamo soli a aver subito questo purtroppo, però devo dire che è una grande figura, un grande personaggio, la sua storia parla da sola. Lunga. La seconda foto per il dottor Forte. Tra parentesi, è seduto sulla stessa poltrona, la prima puntata del Lato Positivo. Qual è il suo rapporto col nuovo AD del Monte? Col nuovo, a questo punto, da un anno e mezzo. Sia molto cordiale e spero di reciproco rispetto. Lui è stato un grande manager in passato, ha dimostrato di esserlo, un grande uomo di banca. Lui è Luigi Lovaglio, per chi non lo conoscesse, amministratore legato di Banca Monte dei Paschi. È una persona che merita il rispetto e l'apprezzamento di tutti, perché comunque i numeri sono dalla parte sua. È un uomo, da quello che so, un grande lavoratore, una persona infaticabile, con una lucidità mentale eccezionale, e quindi impossibile, come si fa a non parlare bene di uno che fa il banchiere. Però è un banchiere che è stato bancario, e quindi è partito molto da basso, c'è una grossa umiltà, quindi grosso spirito di lavoro, grossa competenza, e sotto questo punto di vista è un banchiere un po' anomalo rispetto a quelli che siamo venuti a vedere un po' sulla scena mondiale, quindi massimo rispetto. E... Perfetto. L'ultima foto, che è comune per entrambi, ne abbiamo già parlato ma vorrei ritornarci un attimo, prego. Questa è la famosa foto che ovviamente ho dovuto farci il pezzo da Trapani. Lui al centro è l'AD Bastianini, l'ex AD del Monte Paschi, Guido Bastianini, il presidente Rossi e il dottor Forte. Avevate appena firmato questa storia, non voglio tanto parlare di 150 milioni di euro, quella è la sala del Monte, ma che cosa volete farci del patrimonio artistico, delle opere d'arte del Monte Paschi? Qual è un prossimo appuntamento che possiamo dare? Noi, allora, su questo abbiamo molte idee, vogliamo farlo, vogliamo condividerle queste idee e queste prospettive con la comunità, con il territorio, con le autorità, con le istituzioni, diciamo, con chi guida in questo momento le istituzioni. Noi abbiamo predisposto, diciamo, l'ha predisposto Vernice Progetti Culturali, la nostra società che si occupa strumentale, che si occupa di queste cose. Abbiamo predisposto un progetto che vorremmo concretizzare, che è una mostra delle opere del Novecento, di cui Banca Monte Paschi è ricchissima. Abbiamo fatto alcune cose molto semplici che non sono del Novecento, sono del Settecento, ma c'è in corso una mostra a Palazzo Sansedoni di alcune opere di Francesco Guardi, che sono opere... Sono 16, mi sembra. No, sono solo 6. Sono solo 6. Sono opere settecentesche, come dicevo,
che ha acquisito a suo tempo negli anni 70 la Banca Anton Veneta e che sono diciamo, ad esclusivo beneficio diciamo, di chi lavora dentro la sede e la direzione oggi di Monte Paschi, insomma a Padova. Noi le abbiamo portate a Siena perché i senesi le possono apprezzare. Secondo me sono molto belle, molto, l'ho fatta, una mostra che abbiamo fatto visitare il 30 di novembre ai priori delle 17 contrade. Invito di nuovo tutti i cittadini senesi, l'ingresso è gratuito, ci sarà fino al 31 di gennaio, invito tutti i senesi a visitarlo, ho invitato anche l'amministratore delegato dottor Lovaglio che mi ha promesso che sarebbe venuto a visitare febbraio. No, scherzo, è solo una battuta. Invece per lei che cosa riguarda quella foto? Lei guarda soprattutto i 150 milioni conoscendo. Allora, sicuramente per noi è stata una cosa importante da un punto di vista patrimoniale, perché se oggi stiamo a 570 milioni lo dobbiamo dire con molta onestà, è in gran parte dovuta alla transazione, insomma, su cui in qualche modo, ma sotto certi punti di vista, mettiamola così, dal nostro, al di là degli aspetti giuridici e di come la può pensare Lovaglio, la fondazione si è molto impoverita per via delle perdite di valore della Banca Monte dei Paschi. Lo possiamo considerare anche in qualche modo come un piccolo ristoro che è tornato alla fondazione in relazione appunto al patrimonio che è stato disperso. Speriamo di metterlo a frutto sempre per la collettività. Se mi consente, sul tema delle opere d'arte e valorizzazione, accanto alle mostre e alle altre iniziative, stiamo portando avanti anche delle idee per dargli anche un contenuto didattico, cioè mettere le opere, se ci riusciremo, su dei supporti digitali, su delle piattaforme digitali, e quindi cercare di creare intorno a questo anche dei percorsi proprio didattici in cui la collezione della fondazione, della Banca Monte dei Paschi e anche quella della fondazione saranno in qualche modo unite a quelle degli Uffizi e di tante altre realtà proprio per i giovani studenti della storia dell'arte. Ecco. Sì, questo è molto bello. Abbiamo concluso, l'assist fornito dal dottor Forte non è male effettivamente, basta parlare di passato, anche se la fondazione ha solo 28 anni di vita, la fondazione Monte dei Paschi, ma ne ha passate, è come se fossero state 280, cioè la banca che ha 550 anni di vita non ne ha passate quanto ne ha passata la fondazione, soprattutto nel periodo molto più concentrato su questa vicenda. Quello che voglio dire ai telespettatori è che faccio mio quello che ha scritto Ferruccio De Bortoli nell'ultimo servizio del Corriere Economia. Non ripercorriamo gli errori del passato, non consideriamoci autarchici e autosufficienti. La forza di Siena è quella che c'è scritto in Porta Camollia, cor magis tibi sena pandit, è l'accoglienza e l'apertura. Se ritorniamo a chiudere le porte faremo la stessa fine, rischieremo la stessa fine della Fondazione Monte dei Paschi che nel 2014 non sapeva se avrebbe riaperto il giorno dopo. Buona serata cari telespettatori e arrivederci a mercoledì prossimo.